non è presente, giusto? Sì, è collegato, è collegato. Cesare. Lo vedo in foto. Se vuole dire qualcosa, Cesare. Buonasera, Cesare. Cesare, il microfono. Microfono. Sì, mi sente. Microfono. Non Mi sentite adesso? Pronto? Cesare, ci vai, vai, Cesare. sentiamo. Forte e chiaro. Ricomincio allora. Allora, buonasera a tutti intanto. E intanto ringrazio di questo cortese invito. E ho preso atto con soddisfazione delle pregevoli attività che avete svolto, ma del resto non avevo dubbi su questo, in quanto Varisco, io non lo conosco molto bene, è una stretta di mano a suo tempo, ma lo seguo abbastanza, specie su Facebook, e so tutto quello che ha fatto e che fa tuttora. Credo che continuerà anche con questa sua attività così, diciamo, vulcanica, almeno io lo vedo sotto questo aspetto. E quindi gli faccio tanti, tanti carissimi auguri per quanto riguarda la sua attività nei confronti e soprattutto per il club di Carale Brianza. Mi auguro, dato che abbiamo avuto questa triste parentesi di, come dire, di forzato riposo, non so se è stato un riposo, è stata un'agonia tutto sommato, questo periodo triste. Però speriamo che presto si possa tornare a rivedere la luce. Abbiamo adesso, come dire, delle prime avvisaglie, ma dobbiamo stare sempre con la guardia alta, perché ancora qui la guerra non è stata vinta. Ma prima o poi il sole risorgerà, quindi io mi auguro che voi, il vostro club, possa essere nostro ospite a Narni. Vederci in presenza quanto prima. Ovviamente non posso fare previsioni di date, ma mi piacerebbe appunto accogliervi, proprio perché siete gemelli, noi ci siamo gemellati con voi. Io non ho seguito le operazioni di gemellaggio, me ne sono ritrovate, ma sono estremamente soddisfatto di questo connubio tra i nostri club. Perciò, ecco, la faccio corta, finisco, concludo, augurandovi veramente una buona, una lunga e proficua attività istituzionale e a risentirci presto, anche con il futuro anno. Io tra l'altro, ve lo dico tra parentesi, sono stato riconfermato presidente un'altra volta per quest'anno dionistico e quindi anche noi abbiamo fatto tante, tante belle cose in questo anno. Siamo andati un po' in controtendenza. Si vede che questo isolamento qualche cosa ci ha Siamo portato di positivo. Un'ultima cosa, gemelli. prendo atto, caro Alessio, prendo atto del suggerimento che ci hai dato circa un possibile service sul bullismo. Ne terremo conto anche qui nel nostro territorio. Grazie di avermi ascoltato e tanti auguri ancora a tutti voi. No, grazie a te, Cesare. Della pacatezza, della vicinanza e dell'amicizia che ci lega. Grazie. Bene. Se c'è qualcuno di Palermo. Sì, infatti, volevo fare io l'appello.